Ciao a tutte ragazze, oggi sono stata da Lidl, ho approfittato per fare un girettino, uscire di casa perché noi questo fine settimana, oggi è martedì 13 novembre, ma questo fine settimana si è stati colpiti dal virus, non è proprio virus influenzale, è una forma virale che c'è in giro che ci ha attaccato Angelica e che tantissimi bambini dell'asilo hanno preso e anche tanti relativi genitori. È una forma virale, per fortuna che dura mezza giornata con nausea e vomito, c'è cioè chi prende sopra sotto, adesso non entriamo nei dettagli. Comunque, vabbè, c'è durata mezza giornata, ma siamo ancora un po'. Io sono ancora un po' presente, scusate. Quindi, stamattina ho approfittato per uscire, mi ho portato Angelica al nido perché lei dopo 3-4 ore era già scatenata più che mai, invece noi anziani. Siamo ancora, cioè noi genitori facciamo sempre più fatica a riprenderci. Comunque, a parte questa piccola premessa, sono uscita e sono andata da Lidl perché mi servivano i calzini da bambina, che in realtà ci sono giovedì. Ho fatto lo stesso un giro, così ho preso una boccata d'aria, anche se tra un po' andrò a fare la mia camminatina mattutina, perché ho preso l'abitudine adesso solo da ieri, abitudine se si può chiamare così, di fare una passeggiata di 20-30 minuti al mattino. Che male non fa. Quindi sono andata in macchina però da Lidl perché è un po' lontanino, ma avevo comunque fretta di arrivarci presto perché pensavo ci fossero le calze, perché l'altra volta prendevo i calzini, sono andata alle 9 e un quarto erano finiti, al che io ho detto ci vado 8 e tre quarti, 9. Ma partono da giovedì, quindi anche giovedì dovrò fare. Scusate se ogni tanto mi vedete grattarmi, ma cioè non ce la faccio a non grattarmi perché quando io prendo le medicine, ho preso della tachipirina con questo virus, l'istamina, anche quando non prendo medicine, vedete già mi gratto un po', anche se non prendo medicine, l'istamina del mio corpo, cioè il mio corpo si accorge di questo malessere, produce istamina e mi riempio di macchie, quindi devo prendere poi del cortisone. L'ho preso ieri mattina, adesso lo devo riprendere, che ho appena fatto colazione. E scusatemi se ogni tanto mi gratto, ma sapete, quando uno l'orticaria si è un po', cioè è un po' possibile non grattarsi. Cercherò di trattenermi. Chiuso questi 2 minuti e mezzo di preambolo, a Lidl ho scovato dei prodottini nuovi, li identificate a Lidl perché hanno l'etichetta verde solitamente i prodotti nuovi. Ho trovato queste zuppe che sono della Chef Select, sono prodotte in Italia. Non hanno più quelle che io acquistavo in precedenza, e quindi ho provato a buttarmi su queste. Sono zuppe che vanno tenute in frigo e sono forse da 620 grammi almeno. Questa e questa sono da 620, poi ne ho presa un'altra che è più piccolina. Adesso comunque vi dico tutto. Allora, quelle da 620 grammi costano 2,59, sia che sia zuppa contadina, sia che sia zuppa di verdure. Si riscaldano 4 minuti in pentola o 4 minuti in microonde con una potenza che va dai 750 ai 900 watt. Come vi dicevo, sono prodotte in Italia. Aspettate che vedo se dove, se vi interessa. Oggi quando scrivono leggete la lettera, mimma. Vabbè, non voglio tenermi qua 30 anni, comunque sono prodotte in Italia. E queste 2,59, quella invece più piccolina, che è quella che mangerò oggi perché sono sola a pranzo, è questa da 350 grammi, questa qua, che l'avevo già mangiata in precedenza, non di questa marca, ma solitamente mi piace, riso rosso e quinoa. È una zuppa bio, le altre due no. Invece questa è una zuppa bio organica, fresca senza aromi, 3 minuti nel microonde tra 800 e 900 watt, 5 minuti in pentola. Anche questa è prodotta in Italia, sempre della stessa marca, Chef Select. Contiene brodo vegetale fatto con acqua, cipolle, carote e sedano, riso rosso, piselli, quinoa, polpa di pomodoro, zucchine, vabbè, poi sale, rosmarina, alloro, timo. Diciamo che la loro non si senta troppo, vabbè. Ecco qua è indicato, lo fanno provincia di Vicenza, sì. Poi Anna Maggiore, nella ditta che si chiama Naturello SRL. E continua una porzione di 350 grammi, come vi dicevo. Niente, vi farò sapere poi nei prossimi video se sono buone. Questa costa meno, però essendo più piccola, 1,99 euro. Poi ho preso il alimentare stoppo, poi ho preso una cosa per Angelica, il solito pannolino mutandina, 5,99 euro, questi qui. E
mi aveva consigliato una ragazza, vi dico sempre su qui sul tubo, Lulalupilù, e contengono 20 pannolini che la taglia 5 che fa da 13 a 20 kg, anche se noi secondo me siamo lì lì, come girovita forse dovremmo cercare di vedere che differenza c'è tra il 5 e il 6, anzi ragazzi mi fanno sempre tanto piacere i vostri commentini qui sotto, se qualcuno di voi li utilizza e ha provato la 6, cioè sa se c'è molta differenza tra la 5 e la 6, se me lo dice mi farebbe un grosso piacere, favore, perché diciamo che a noi vestono ancora perfetti, però mi cresce un chilo, poi per me gli stringono di pancia. E quindi dato che sono elastici fino a un certo punto, mi piacciono proprio per quelli perché non hanno, qui in faccia sono perfettamente lisci, non hanno quell'effetto fisarmonica, sapete, che magari segna anche un pochino la pelle, secondo me. Non mi fa impazzire, che ami i Pampers, per esempio. Se lo sai mi scrive qua sotto, mi farebbe un favore. Quindi questi, come vi ho detto, 5, diciamo 6 euro, 5,99, però dentro ce ne sono 20. Poi ho preso i sacchetti, ah sì, questo set di, vediamo le cose cartopaste un pochino più, insomma, particolari. Ho preso questi 6 sacchettini tema natalizio a 1,99 euro. È molto interessante questa offerta perché a 1,99 euro 6 di queste sportine, sacchettini. Adesso vi faccio vedere come sono. Secondo me è un ottimo prezzo perché in giro a volte capitate, non so, in qualsiasi posto, ma anche se stessi cinesi ve ne comprate uno, altro che, cioè, 6 di questi costa molto di più. Vedete, sono fatte così. Poi dopo aprite, così e così. E poi c'è anche la possibilità di scrivere il bigliettino. Vedete che è attaccato qui, così non dovete neanche spendere sotto il gettino per il bigliettino. E fantasia c'è dentro questa, ve la faccio vedere in caso che, sapete, là non si riescono, non si possono aprire. C'è questa qui, c'è questa qua, carinissima, questa, con gli alberini, verde. Oh, bella, questa mi piace, blu, rossa, e questa, forse questa è un po' quella un po' più cupa. E quindi queste 6, come vi dicevo, 1,99 euro, ottimo prezzo. Poi dopo volevo prendere degli adesivi natalizi per metterveli nel giveaway di Natale, che spero di riuscire a registrare in questi giorni. Non ho, penso che durerà, sarà un vivere breve, perché vorrei spedirvelo entro metà dicembre, in modo che l'abbiate lì per Natale. Adesso comunque vedremo. Comunque sarà una cosina semplice e aperta a tutti. E comunque vi dirò nei prossimi video. E saranno cose piccole ma carine, in modo da poterle spedire possibilmente in una busta e evitare di spendere tanti soldi per un pacco. Poi dopo seguiranno, non più dei giveaway veri e propri, ma dei regali mirati per le persone che mi seguono sempre. Anzi, ragazze, se vi volete aiutarmi a farmi crescere, lasciate sempre un commentino qua sotto. Se potete, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete con i vostri amici sui vostri social i miei video, così potremo arrivare spesso, potremo arrivare ai 1.000 iscritti, e lì dopo ci saranno dei regali per più persone. Vediamo di riuscirci a organizzare, perché sapete che arrivando ai 1.000 iscritti si può tornare a monetizzare, e quindi dopo anche più possibilità per voi di farvi qualche pensiero e anche di magari poter ricevere qualche collaborazione con qualche ditta, anche se so che non avendo altri social oltre Google Plus è un pochino più difficile, comunque vediamo. Allora, vi stavo dicendo, vabbè, a parte queste sportine, ho preso anche del nastro adesivo, vabbè, ve lo faccio vedere. Scotch adesivo 2 pezzi a 1,49 euro. Ve lo apro perché tanto ho finito il mio scotch e lo devo utilizzare. Ho preso questa volta questo, sapevo che mi cadeva tutto. È questo che ha anche il coso qua per strapparlo, il coso, la seghettatura per strapparlo. Adesso mi divesterò le unghie, già che è un mezzo miracolo che io ce le ho abbastanza lunghine. Anzi, non fate a caso il mio schifosissimo smalto rosa, un colore che non mi piace particolarmente. Ecco, vedete, così dopo da qua, tric, e lo tengo già pronto. Io questo ne utilizzo, ne tengo uno in cucina e uno dove lo stuccio cartopasso.
E fa mai male avere uno scotch in casa. Vi stavo dicendo delle mie unghie, vedete, sono riuscita a farle crescere un pochino. Questo è uno smalto normale, non è un semi permanente, è un colore di Rimmel. Se vi interessa scrivete qua sotto che vi dico che colore è. Non è brutto, ragazze, però è un rosa così smorto, nel senso sì, è un rosino, però adesso andando verso l'autunno-inverno li butterò su colori sicuramente più scuri e se ho tempo mi rifarò anche il semipermanente, quindi se vi piace il campo nail art, state in occhio, anche perché tra poco c'è Natale, qualche nail art natalizia sicuramente la farò. Quindi questo nastro adesivo, taglio corto, sennò questo video diventa interminabile e adesso arrivano le cosine più interessanti. Il nastro adesivo 1,49 euro, poi ho preso degli adesivi. Tre set di adesivi costano solamente 49 centesimi, ragazze. Questi non me li potevo fare scappare. Allora, questi due sono uguali, quindi ve ne faccio vedere solo uno. Qui c'è Babbo Natale, l'alberino di Natale, la stella cometa, i regalini, altri babbi, cose molto interessanti. Di qua ci sono solamente le stelline oro per decorare i biglietti d'augurio e i pacchi regalo. Costano poco, 49 centesimi, poi vedete, 49 centesimi per qualche adesivino. Poi leggo bene dentro, qui ce ne sono addirittura 5 fogli e qui ce ne sono 10 fogli e ce n'è 13, quindi 130 adesivi. E qui invece 5 fogli da 29, quindi ragazzi, cioè è un prezzo eccezionale, non fateveli scappare, cioè veramente non si possono perdere e non si può perdere questa occasione. Quindi questi come ho detto 49 centesimi. Poi l'ultima cosa che ho preso è la figura LED in cera Babbo Natale. Allora, ha premesso che dal punto di vista, diciamo, qualitativo delle finiture non è un granché, però ragazze costa 4,99 euro, poi è in cera e in più, quindi sì, bisogna stare attenti, tenete la confezione quando lo aprite e lo esponete a Natale per poi riporlo l'anno, cioè quando fino a finite le feste, perché in cera si rovina molto se lo mettete a contatto con le altre decori di Natale dentro una scatola, tenete sempre la sua, dentro un'ulteriore scatola, tenete sempre la sua scatolina. È molto carino perché c'ha il LED, c'ha questo LED, adesso non so se ci sia già la pila all'interno, ci guardiamo, lo tiriamo fuori. Imballato benissimo. Sì, devo tirare via questa linguetta, che so, tiriamo via perché lo proviamo, perché vedete che non va. Ecco, e poi c'è il tastino, la levettina bianca dove c'è la possibilità di aprire il portapila in modo da to poter togliere la pila quando lo riponete dopo le feste. E questo interruttore dove da una parte spento, tirando verso di me, verso l'on rimane acceso, vedete? E tirando dall'altra parte c'è il timer, così lo potete accendere, magari se lo volete riporre sulla finestra e si spegne automaticamente. È molto molto bello. Poi ci possono giocare anche i bambini perché vedete, cioè, essendo a LED non brucia, non si surriscalda e non si consuma soprattutto, quindi è un bel ricordo che vi rimane sempre. C'è anche l'alberino di Natale bianco, magari da mettergli a fianco. È molto bello, adesso ci farò un pensierino. E quindi niente ragazze, intanto lo spegniamo. Le finiture, come vi dicevo, non sono perfette perché sono in cera, però è anche quello che rende il prodotto, lo fa sembrare un po' più handmade, come direbbe la mia amica Bea. Va bene ragazze, questo costa solamente 4,99 euro, quindi vi consiglio, se vi interessa, di darci una super occhiatina perché è molto molto interessante. Queste sono le cosine che ho comprato da Lidl, ci tornerò giovedì perché come dicevo escono cose nuove e devo comprare assolutamente i calzini, poi vi farò sapere cosa ho trovato. Scusate se corro ma mi sta per finire la batteria del telefono, quindi la memoria, cioè del telefono, vi mando un super bacione, commentate qua sotto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere ulteriori video, aspetto i vostri commentini che mi fanno sempre tanto tanto piacere, condividete il video, mi raccomando, che presto arrivano i giveaway e ci saranno anche dei regalini per chi mi segue di più. Un bacio!